prima di cominciare il video ci terrei a far felice questo utente che mi ha gentilmente chiesto di vedere Omatsu. Prego. Ora andiamo col video. Ehi, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Continuiamo con le missioni chiave, le 5 missioni chiave per completare le prove che ci separano dall'ottenere un potere supremo. Nello scorso video ho fatto la prova di Cole sconfiggendo tutti e 5 i spadaccini. E quindi oggi ci attende un'ulteriore prova con Bruno. Nonna, sei tu sottopormi alla prova dello Yo-Kai Watch? Già. In questi ultimi tempi sei migliorato davvero tanto, sono fiero di te nipote. Ma è tempo di compiere l'ultimo passo, dovrai limitarti a fare ciò che ti riesce meglio, aiutare chi ha bisogno. Nella nostra famiglia viene tramandata da secoli una leggenda. Lo yokai del fiume veglia giorno e notte sulle acque di questa città, in attesa di incontrare qualcuno in grado di risvegliare i suoi veri poteri. Ah, dunque questo yokai, il protettore dei fiumi di Valdoro, e devo risvegliarlo. Va bene. Il ricita fiume è qui vicino. Va bene, andiamo allora. Oi oi oi, Kirin! Ciao! Cioè, questo qui fa finta di non aver visto. Io non ho visto niente. Sì, sì, io non ho visto niente, vai tranquillo. Allora, Kirin, che si dice? Bello. Pronti? Ah, non parla. Sembra che avesse preso l'input. Ciao Bruno, è un piacere rivederti. Tua nonna mi ha informato della prova. Kirin, tu che ci fai qui? Cioè, nostra nonna può comunicare con degli yokai leggendari? Le chiamo al telefono, pronto? Signor Kirin, avrei una missione per lei. Forse è questo che intendeva la nonna con cuore puro? No, ti sbagli. Il cuore puro a cui ti riferisci non è il mio, ma del protettore dei fiumi di questa città. È lui. Dragazzurro! Ma certo! Al momento Dragazzurro conosce solo la sua forma normale, per così dire. Ma ora sento di aver bisogno di un potere superiore. Anch'io ero come te un tempo. Ah, che bella la gioventù. Stai dicendo che anche tu ti sei risvegliato? E come ci riuscisti? Oh, è semplice. Affrontai una prova senza precedenti. Ovvio. Beh, noi potremmo sfidare te. Il livello sarebbe più o meno lo stesso, no? Una sfida, dici? Interessante. E sia, accetto. Vi aspetterò qua. Dragazzurro e squadra ce l'abbiamo già. Bene, Kirin, non vedo l'ora di cominciare. Ti avverto, stavolta darò fondo a tutte le mie energie. Forza, combattiamo! Chissà se posso cambiare personaggio principale durante la sfida. Va bene. Allora, Bruno è molto più forte con i proiettili magici. Quindi preferisco fare così. Vabbè però, allora. Super armatura, oh? Attacco a valanga. Ah, ok, certo. Dai, proiettili oni, su. Un attimo solo, le evocazioni che posso fare? Ah! Faccio danni a propria profusione. Ok, perfetto. Il problema è che l'ho scelto in un momento pessimo, mi sa, perché sta in alto. Vabbè, però, accidenti a te l'energia. Oh, buono! L'ho un attimo immobilizzato. Accidenti, non ce l'ho mai abbastanza. Bene, un attimo! Scusa mia che stavo un attimo a prendere lì la sfera. Stai buono. Dai Bruno che devi rimettere su la pancetta, dai. Aspetta, rubo un po' di energia perché sennò ho paura che dopo non ce la faccio a farla. Ok. Mamma mia che dolore! Yo!
Quanta poca salute ho! Guardalo! Proviamo a fare attacco! Che paraculo! Allora, vediamo un po' chi posso cambiare. Il drago azzurro serve, però. Mi dispiace, ma no. Ah, non era questo attacco che dovevo... vabbè, però... Che cosa è? Che cosa è? Accidenti, però... Mamma mia, che cattivo! Allora, diamo una bella medicina amara a Norikun. Che potrei anche cambiargli il nome, ma mi piace. Oh, è davvero forte Killin, eh? Mannaggia lui. Oh, allora, oggetti. Vediamo un po'. Niente, attacca lo stesso, attacca lui. Niente. Non so se scambiare veleno ombra con un Norikun che ormai proprio sta al limite, lo vedo. Mamma mia. Vai, armatura. Boh, ragazzi. Ci picchia, se fa male. Ok, ha preso un grosso danno, non so da chi, ma l'ha preso. Allora. Mamma mia, eccolo qua, allora. Bene, ora te lo prendo in pieno viso, te lo prendi. Beh, vorrei ben vedere, amico mio. Vorrei ben vedere. Proprio in piena faccia io l'ho lanciato. Arrivo di pacco, Amazon! Che mi hai portato Amazon? Botte da orbi, però i punti esperienza pochi nemici. Ma sono fortissimi poi. Vabbè, e abbiamo vinto! Yeah! Ben fatto. Non mi aspettavo niente di meno dal capo dei detective yokai. Veniamo a te, drago azzurro. Come ti senti? Mi sento diverso. Il mio potere si sta risvegliando. Ah, sembra che sia ancora troppo debole per il momento. Mi chiedo se anche Celedrago abbia mai avuto questo problema. Celedrago? E chi sarebbe? È il mio predecessore. Un tempo vegliava lui sulle acque di Valdoro. Già, ricordo di averlo sfidato più volte senza mai riuscire a vincere. Forse potrebbe essere proprio lui la chiave del tuo risveglio. Potrebbe essere un'idea, in effetti. Dragazzurro, ci mostreresti la strada? Mi piacerebbe, ma purtroppo è venuto a mancare 10 anni fa. Come? Ma non erano yokai? Gli yokai non possono morire. Mi dispiace, ma devo correggerti. Qualche volta succede anche a noi. Mi riferisco ad esempio agli yokai che vivono molto a lungo. Ma certo, e se tornassimo nel passato lo troveremmo di sicuro. Nel passato, dici? Non è tutti torti, in effetti potrebbe funzionare. Dragazzurro, pensi che sia una buona idea? Non saprei. Celedrago è sempre stato molto preso dalle sue mansioni. Mi chiedo se anche io diventerò mai come lui un giorno. Non preoccuparti di questo. Ce la faremo, vedrai. Sì, credo che tu abbia ragione. Grazie, Bruno. Bene, è deciso allora. Possiamo partire quando volete. D'accordo, torniamo nel passato e troviamo Celedrago. Ottimo, allora andiamo nel passato. Ovviamente il drago sta qua nel fiume, no?
Oh, vediamo un po' dov'è. Ah, proprio qua. Allora, fammi vedere qua che c'è terra. Oh, wow, bello. Hello? Ciao. Sono un umile umano. Ma tu sei un umano? Riesci sul serio a vedermi? Ma nel passato dovrebbe essere ancora più palese. Sì, siamo qui per chiedere un favore. Abbiamo bisogno del suo potere. È un piacere conoscerti, Celedrago. Io sono Drago Azzurro. Dopo la tua scomparsa sarò io a proteggere i fiumi di questa città. Quello che dici è vero. Noi veniamo dalla Valdora del futuro. Dal futuro? Che sciocchezza. Tu, il nuovo guardiano dei fiumi di Valdoro, non farmi ridere. Come ti permetti? Drago Azzurro è molto potente. Silenzio! Non voglio sentire altro. Umani e yokai che collaborano. Non posso tollerare niente del genere. Fare affidamento su un essere umano non permette agli yokai di migliorarsi. Ma io... Basta così. È questa la mia decisione, che vi piaccia o no. Cosa? Come sarebbe a dire? Se pensi che ce ne andremo ti sbagli di grosso. Combattiamo. Vuoi davvero sfidarmi? E che cosa pensi di fare, scusa? Bruno, aiutami, ti prego. Devo sconfiggerlo a tutti i costi. Se voglio darvi una mano contro Vuoto Oscuro, devo darmi da fare. Drago Azzurro. Sì, ti aiuterò. Insieme riusciremo a batterlo, costi quel che costi. Siete davvero sicuri? Beh, in tal caso, procediamo pure. Ah, devo pure riparlarci un'altra volta. Beh, sono pronto. Allora, sciocco umano, sei pronto ad assaggiare la mia forza? Io non sono sciocco, sto cercando di aiutare un amico. Aiutare un amico, dici? Molto bene. Forza, fatevi sotto, dimostratemi cos'è per voi la vera amicizia. Beh, tu dovresti essere amico di Killin, quindi... Inizia la battaglia. Quanto sarà forte? Tanto, immagino. Andiamo con Baihu, scossa della tigre? Buono! Buono, non male davvero. Ma mi ha fatto un gran male anche a me. Ah, bonus soldi, ok. Cavolo, se fa male! Ma meno male che ho ricaricato i miei yokai prima di fare la sfida. Acci picchia, oh. Ah, ci picchia. Ah, ok, ha messo il santino lì, il nostro amico. Ok, posso ancora aspettare un attimino. Ah, mi ha bloccato gli oggetti. Il proiettile mi ha bloccato. Ok. Scambiamo Shoot and Doji con Gilgador. E via, combattiamo. Ah, non posso proprio usare le abilità secondarie del Watch. Mi sembra... Oh, giusto. Veramente no, però. Che stai facendo? Ah, vabbè però, amico mio, devi darmi un po' di tregua. Un minimo, dico, eh. Wow, 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 wow! No, volevo ricaricarmi! Bene, 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 vai, vai, mena, mena, mena. Ok. Oggetti. Allora, ricarico. Anzi, no, non devo ricaricare nessuno a dire il vero. Posso rianimare invece Shoot and Doji. Posso fare a cambio di Norikun con Gilgador. Che magari su usare Energimax è meglio. Ah, non posso cambiare poi personaggio io.
Quindi, amici miei, dovete usarlo voi l'Energy Max per conto vostro, eh. Fatelo. Wow, è andata, è fatta. Vai. Bemmete, grande. Benissimo, cioè, si è ringrassato come è finita la lotta. Bella, buono, molti punti, sono davvero molti, sono estasiato. E allora, Celedrago, ti è sufficiente? Io sono Drago Azzurro, il protettore delle acque di Valdoro. Non permetto a niente a nessuno di far del male ai miei amici! Ah! Cavoli, bellissimo! Mio Dio! Ma che bello! Il mio nuovo yokai preferito. No, velenotto sempre nel Kokoro. Drago Azzurro, sei tu! Ben fatto. Sei stato davvero in gamba prima. Ed ecco il risultato. Ti sei trasformato in King Long. King Long. Ce l'hai fatta, Drago Azzurro! Hai risvegliato il tuo vero potere! Allora, Long è Drago. King non lo so. Andrebbe pronunciato Qing Long. E significa letteralmente Azzurro Drago. Quindi Drago Azzurro. Ma allora... tutte quelle parole di prima. Sì, stavo solo fingendo. Scusa se sono stato troppo duro. Ma poi ho capito tutto. Il modo in cui hai protetto il tuo amico ha permesso di risvegliare in te la tua forza autentica. Beh, grazie mille. Sei stato di grande aiuto. No, invece. Il potere era già suo. Aveva solo bisogno di un innesco. Ora, però, sono più tranquillo. Questo fiume sarà ancora in ottime mani. Ce l'è, Drago. Grazie di cuore, sei stato davvero prezioso. E grazie soprattutto a te, Bruno. Mi hai aiutato a credere in me stesso. Prendi questo, te lo sei meritato. L'ultimo disco. Dunque, gli altri attaccano tutti. King Long che fa? Cura o attacca? Dovrebbe attaccare anche lui. Adesso avremo un aiuto in più nella lotta contro Guato Oscuro. Splendido, che sfida incredibile. Ah, signor K, due draghi leggendari che lottano uno contro l'altro. Wow, e ho conosciuto anche Celedrago, è come se stesse vivendo in un sogno. Signor K, che cosa ci fai qui? Non ci credo, King Long conosce il mio nome. Questo è il giorno più bello della mia vita, non vedo l'ora di dirlo ai miei figli. Non solo, ho deciso che d'ora in poi verrò a trovarvi ogni giorno. Wow, vedere qualcuno così attaccato a noi fa una certa impressione. Scappate finché potete. In ogni caso è ora di salutarci. Abbi cura di te, King Long. Lo stesso vale per te, Celedrago. Spero di rivederti presto. Sto messo malino con i livelli. Dovrei potenziarmi ancora un po'. So come fare, a dire il vero. Intanto con un'esfera grande. Ad ogni modo, questo termina l'episodio odierno. Nel prossimo andrò a fare la prova di Katie. Non lo so, a me gira così, voglio fare quella di Katie. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio ovviamente per aver seguito gli Yokai Watch. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.